Sono qui a Santo Padre, in provincia di Frosinone, e mi trovo di fronte alla parrocchia di San Folco Pellegrino per la presentazione del libro Amore e Pace di Maria Pia Cappello. Qui di fronte a me ho la dottoressa Eleonora Grimaldi, salve a tutti, che curerà la presentazione. Sì. Amore e Pace è un libro da leggere tutto d'un fiato, racconta la vita di una signora, Antonietta, la barista di uno dei bar del nostro paese, e che è un personaggio nel nostro paese proprio perché è sempre stata presente nella vita di tutti noi, e ho dei ricordi legati alla mia infanzia, alla mia adolescenza, quando il dopo scuola e le lezioni di musica, dove andavo per suonare alla banda, erano caratterizzate proprio dai momenti trascorsi nel suo bar davanti al jukebox, dove lei se ne stava compiaciuta dietro il bancone bar ad ascoltare le canzoni insieme a noi tutti giovani. Che bello! Sì, una figura materna che tra l'altro la professoressa Maria Pia Cappello, la sorella, descrive in modo molto dettagliato nel suo libro, usando delle parole molto semplici che rispecchiano l'animo di Antonietta. I ricordi di legati ad Antonietta sono infiniti, però diciamo la cosa che rimarrà sempre nel mio cuore è la sua personalità molto forte, tenace, che la professoressa Maria Pia, la sorella, descrive molto bene nel suo libro con il termine leonessa nei confronti sia dei suoi cari, dei suoi familiari, ma anche dei suoi amici e persino dei suoi clienti del bar. Quindi una guida. E quindi questo bar era un punto di ritrovo per cose bellissime. Esatto. Non sempre lo è il bar. Esatto, invece il suo bar era proprio fonte di valori, anche perché lei è stata una donna che ha tenuto sempre alla sua famiglia, per cui oggigiorno il valore della famiglia ovviamente sta un po' scomparendo, però cerchiamo insomma di tenerlo vivo almeno nei nostri cuori, certo, attraverso il ricordo, certo, di questa grande donna. Ora quindi è un personaggio che va valorizzato, riconosciuto e ricordato nel tempo, e naturalmente chissà che un giorno non le si possa anche fare un monumento. Pienamente d'accordo, se lo meriterebbe proprio davvero. Per tutta la sua carica di bontà e di altruismo. Esattamente. Grazie. Grazie. Sono qui nella chiesa di Santo Padre per la presentazione del libro di Amore e Pace di Maria Pia Cappello. So che ci sarà anche un intermezzo canoro, musicale, con la soprano. Sì, canterò, sarò pastore, soprano e attrice, per cui qui anche leggerò delle parti, alcune pagine di questo libro, e poi ci saranno degli intermezzi musicali, perché appunto la figura di Antonietta amava molto la musica, anzi cantava proprio i canti di chiesa, quindi... Una figura veramente carismatica. Sì, una figura carismatica, dalle pagine del libro proprio si emana, si respira proprio quest'aria di pace, di amore, e anche nella parte più difficile della sua vita, cioè la parte della sofferenza, quindi quella che poi ha avuto questo, insomma, l'ha portata via dalla sua vita terrena. Lei era comunque una persona che dava agli altri il coraggio, e l'unica sua richiesta era che le persone si volessero bene, che regnasse comunque l'amore e la pace. Quindi è una personalità che emana amore in tutte le sue manifestazioni, e noi le auguriamo veramente di attualmente vivere in un'altra dimensione una identica qualità di vita spirituale. Grazie. Grazie a lei.